tanta attesa qui a Missil Mary per questa bellissima infiorata voluta dalla Congregazione del Santissimo Sacramento. Siamo qui col superiore Orlando Conte Gaetano che ci parlerà appunto di questo evento che sarà sabato prossimo. Sì. Buongiorno a tutti, io sono il superiore, insieme a tutti la confraternita, insieme a tutti i gruppi presenti, ci saranno delle persone che parteciperanno pure fuori Missil Mary. Quest'anno si farà la seconda edizione dell'infiorata in onore del Santissimo Sacramento che si terrà nel corso 4 aprile dal numero 2 al numero 42. Questa è una bella iniziativa di cui l'anno scorso già abbiamo fatto la prima infiorata, di cui è stato un bel inizio, una bella partecipazione, una bella condivisione fraterna, tutti presenti, una bella serata di stare in compagnia, abbiamo diciamo mangiato pure tutti assieme, fatti i quadri, è stata una cosa bellissima di cui da tanto tempo che la cercavano e mi sembra mancava. Questa è la seconda edizione da tutti i gruppi di cui abbiamo il coordinatore, il maestro Enzo Garofalo, che ci illustrerà lui qualcosa, che e lui è il direttore artistico di questa infiorata. Durante la sera ci sarà anche la fanfarra dei bersaglieri dopo la benedizione del parroco. Parliamo di sabato? Di sabato 22 alle ore 20:30 si darà l'inizio e diciamo, e qua ora c'è il nostro maestro che ci dirà. Aspetta. Allora, Gaetano, la cosa importante è perché fare questa infiorata? Qual è il valore di questa infiorata? Allora, il valore di questa infiorata è dare un omaggio verso il Santissimo, perché verso il Santissimo bisogna dare di tutto, un fiore, un segno d'amore, dare tutto quello che uno può davanti al Santissimo. È una tradizione lunga nel tempo. Sì, l'infiorata si fa in onore del Santissimo. Tutti possono realizzare l'infiorata, però a Missil Mary mancava l'infiorata verso il Santissimo. E questa è stata un'iniziativa proposta da tanti e io ho accettato, abbiamo collaborato e tutti assieme collaboriamo a creare questa infiorata. Enzo, noi abbiamo parlato di sacralità, no? Lui ha parlato di sacralità, sfiorando la tradizione, ovviamente. Con te voglio parlare invece dell'arte. L'arte che comunque, abbinata alla sacralità, lo dicono i grandi della nostra storia, creano grandi capolavori. Allora, dal punto di vista artistico, qual è il tuo coinvolgimento in questa iniziativa? Intanto io vorrei ringraziare il superiore della Confraternita del Santissimo Sacramento perché per la seconda volta mi ha coinvolto in questo progetto, cioè che io ritengo bello perché è un progetto che avvicina ancora di più i gruppi misilmeresi, quindi fare comunione e realizzare delle cose che spero veramente con tutto il cuore che queste realizzazioni si possano come dire, trasportare anche in futuro e quindi mi ha dato onorevolmente per me questo incarico di coordinatore generale dell'infiorata e io l'ho accettata sempre con grande entusiasmo. L'ho detto anche a tutti i gruppi in una riunione che abbiamo avuto, che vedo grande partecipazione, cioè vedo c'è un grande entusiasmo da parte di tutti i componenti del gruppo, perché dobbiamo ricordarci anche che ogni gruppo è formato da 12, 13, 14 persone, ragazzi e persone anche di una certa età. E questo mi onora tantissimo e l'ho accettato veramente questo incarico. Enzo, qual è oggi l'espressione massima in termini anche di una manifestazione, ripeto, che vuole saltare il sacro? Cosa ci si deve mettere dentro? Qual è il consiglio che tu dai a questi ragazzi che si apprestano a fare questi capolavori artistici? E allora il consiglio io già l'ho dato ai ragazzi, l'ho dato perché l'ho percepito attraverso le loro domande che mi rivolgevano durante queste riunioni,
È il grande amore, cioè questa grande passione che non deve essere velata, non deve essere oscurata possibilmente da un motivo di competizione. Di competizione, sì, hai detto bene, di competizione. Cioè, ma ognuno deve esprimere liberamente, cioè, quello che sente, sia dal punto di vista del disegno, sia dal punto di vista cromatico, cioè dal punto di vista dei colori, dei fiori. Sicuramente si utilizzerà segatura, si utilizzerà sabbia, sale colorato, riso. Comunque sarà una bella cosa, anche perché, ripeto, rispetto all'anno scorso che eravamo, mi sembra, in sette, quest'anno saremo 13 gruppi partecipanti, e mi auguro che il prossimo anno possiamo essere di più. Ultima domanda, Gaeta, abbiamo parlato di 13 gruppi, quindi saranno probabilmente coinvolti un centinaio di persone, se forse anche di più. Ecco, si partirà, come abbiamo detto, sabato pomeriggio. Questo evento, questa manifestazione, ha un valore turistico sicuramente, ma ha un valore anche umano. Come la state promuovendo, come intendete veicolarla, e soprattutto se può diventare un appuntamento ormai fisso per il calendario, diciamo, estivo missilmerese? Allora, per quanto riguarda me e la confraternita, per me diventerà un valore già fisso, perché è una manifestazione che non la devolviamo così tanto per dire, la facciamo e basta, è con il cuore che la facciamo verso il Santissimo, e rimarrà un progetto che rimarrà per sempre. Io prometto che sono superiore, ma quando non sarò superiore porterò avanti questo progetto con la confraternita, e così rimarrà per sempre. E, diciamo, la stiamo promuovendo, che stiamo facendo un po' di pubblicità per farla tramite i social, Facebook, dei cartelloni già appesi, cartelloni per pubblicizzarla, per farlo un pochettino, e vedo che le persone sono entusiaste, mi hanno chiamato pure di fuori che verranno. C'è anche un coinvolgimento della pubblica amministrazione? No, diciamo pubblica amministrazione, per il momento siamo un progetto che stiamo facendo noi da soli, semplicemente, con l'aiuto collaboriamo di tutti, stanno dando una mano un bel po' di persone riguardante pizzerie, panifici, sponsor. Oltre che sponsor, staranno collaborando con i grandi cuori che ci danno del mangiare, che collaborano, dice, quella sera saremo un'unione fraterna, dice, un pezzo di mangiare tutti assieme. Va bene, ok, allora Enzo, un'ultima cosa, vorrei dire a quelli che vedranno il video, naturalmente, che ascoltano, che durante la serata, mi sto facendo un po' di pubblicità, facciamola, gratuita, certo. E allora io farò, come l'anno scorso, in un altro periodo, farò una mia personale di pittura, dove rappresenterò dei soggetti su tela, prettamente locali, cioè angoli di Misilmeri, monumenti di Misilmeri, e parte, quindi saranno all'incirca 17-18 opere. Parte dell'incasso andrà per uno scopo che non sto qui a dire. Benefico, benefico, certo. Allora, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro, superiore.